Eccoci qua, ben ritrovati. Allora, facciamoci seri e parliamo di Inter, Francesco, perché insomma anche qua la situazione magari non è drastica come quella che sta vivendo la Juventus, però insomma. Beh, sicuramente la situazione in casa Inter non è così negativa, ma negativa di fatto lo è, perché un Inter che aveva rialzato la testa vincendo con il Torino e con il Victoria in Champions League e poi è caduta nei soliti difetti perdendo malamente 3-1 a Udine domenica, cosa che ovviamente non ha fatto altro che alimentare ulteriormente le voci di un malessere generale nell'ambiente in casa Inter. Ecco perché domani è una giornata importante, l'Inter riprenderà a lavorare e potrebbe esserci il tanto atteso confronto tra dirigenza, squadra e allenatore, con una parte della tifoseria, come abbiamo testimoniato noi stessi attraverso un sondaggio fatto nel corso del processo, in cui abbiamo proposto l'alternativa Stankovic, e devo dire che un po' furor di popolo, come i tifosi juventini apprezzerebbero moltissimo l'arrivo di Montero al posto di Allegri, così quegli interisti apprezzerebbero molto l'arrivo di un ex interista come Dejan Stankovic al posto di Simone Inzaghi. Ricordiamo che Stankovic si è dimesso nell'agosto scorso dalla Stella Rossa e adesso di fatto è un allenatore libero, e lui diciamo il profilo che piace un po' di più alla tifoseria nerazzurra, qualora davvero ci dovesse essere un addio prematuro nei confronti di Simone Inzaghi, che comunque ovviamente avrà ancora qualche partita per provare a rimediare la situazione. Magari a questo potrebbe essere molto utile il ritorno di Romelu Lukaku, però di fatto insomma la situazione non è molto leggera per l'allenatore nerazzurro, tacciato di tante cose, una su tutto ovviamente il famoso discorso, la famosa questione legata ai cambi prematuri alla mezz'ora, che insomma ha fatto storcere il naso a molti tifosi interisti, in generale a tutti gli osservatori di calcio. E allora Michele, ci rifacciamo al nostro grande pubblico che ha votato lunedì e tra Stankovic e Inzaghi ha propeso per la prima ipotesi. Tu fai parte di quella maggioranza o voti ancora per Simone Inzaghi? No, non faccio parte di quella maggioranza e sono contento che oggi all'Inter insomma non ci sia per niente questo dubbio. Nei giorni scorsi tanti colleghi sono andati, perché in questi casi ricordano i cambi di allenatore, come cambiava il giorno e la sconfitta con Moratti, che giustamente ha ricordato come lui non possa essere un esempio da questo punto di vista. Poi ha detto darei anche, confermerei però in questo caso Inzaghi. Allora, perché? Però la motivo, il perché. Allora, prima abbiamo parlato tanto della crisi della Juventus. L'Inter ha un aspetto negativo che secondo me si può accomunare alla Juventus, cioè manca di intensità in campo, ma un aspetto, anzi due, molto diversi dalla Juventus. Cioè l'anno scorso la stessa squadra, lo stesso allenatore hanno fatto vedere un'identità di gioco ben precisa. E seconda cosa, non ha 10 infortunati, ne ha 2, ma recupereranno dopo la sosta. Quindi diciamo che due cose ci sono, però c'è una cosa molto strana e particolare, perché Inzaghi ci aveva detto che quest'anno non si doveva andare a meno 7 come l'anno scorso all'inizio del campionato, quindi non era in programma una partenza sul fondo, lenta, eccetera. E a dispetto delle dichiarazioni, invece in campo abbiamo visto una squadra che arriva seconda sul pallone. Anche nelle partite vinte ci sono stati sempre dei problemini, c'erano delle spie già nel precampionato, poi nelle partite con le piccole. Quando si è alzata l'asticella si è visto che questa lacuna veniva proprio fuori. E loro dicono siamo la terza squadra che corre di più. Benissimo, ma non serve solo correre in quantità, serve anche lo sprint, l'aggressività. Quello che per esempio abbiamo visto nell'Udinese nella prima mezz'ora. Ed è successo al Bayern, che andava al doppio della velocità, che è uno squadrone che ha anche più qualità, ma è successo anche con l'Udinese, che secondo me non ha più qualità, ma andava più forte, ma anche con lo stesso Torino, e a tratti anche con partite vinte. Quindi qui c'è un problema per alcuni giocatori di condizione. Puoi citare il Milan anche? Anche col Milan. Bastoni Paolo, anche col Milan addirittura poi sono scomparsi dal campo, quello è un altro problema, perché questa Inter quando ha la difficoltà Non riesce ad affrontarla, alla difficoltà, si deprime nella difficoltà, e questo è un problema mentale che si aggiunge a quello fisico. Fabio, non sei d'accordo Michele, con l'analisi? Michele fa un'analisi di campo che è perfetta, cioè che io, con la quale io concordo anche sul fatto di non prendere questa posizione così populista, no? Dai Stankovic, come se così l'arrivo di un nuovo allenatore risolvesse le cose. Certo, se fra due partite, segnatamente la Roma e poi Barcellona, l'Inter dovesse rimediare una squalida esibizione come l'ultima,
Lì ci sarebbe veramente da chiedersi di cambiare il manico. Un manico che non c'è e non c'era neanche l'anno scorso a un livello grosso. Io l'ho sempre detto, è quello che penso. È un grande allenatore Inzaghi, punto, da Coppa Italia. Perfetto, ha già fatto fin troppo l'anno scorso, arrivando secondo e in quelle condizioni in cui è arrivato. Per cui diciamo però che il problema è anche più profondo ed è, lo sappiamo tutti, dato dal vertice alto, che è la proprietà. A pioggia cadono tutti gli altri. Questa proprietà sta facendo fare brutte figure, sta mortificando il lavoro straordinario di dirigenti capitanati da un grande dirigente, da un grande direttore che è Marotta, il quale non sa e ha non so quanti giocatori in scadenza di contratto, ad esempio, cosa fare con questi giocatori per finisco. E soprattutto questa indecisione, queste sabbie mobili di questa proprietà che c'è, non c'è, vende, non vende, si riverbera indubitabilmente sul problema della squadra, della gestione della squadra. Dov'è la notizia? Che Inzaghi non è un manico? Beh, ma questo lo si sapeva anche l'anno scorso. Non è quella la notizia. Però adesso sta subendo di più la situazione. Per te il maggiore imputato, Paolo, chi è? No, la disamina fatta tecnica, fatta da Michele, mi trova, la condivido senz'altro, ma condivido anche e soprattutto quello che dice Fabio, perché effettivamente c'è un problema molto fluttuante, societario, finanziario, lo sappiamo benissimo, dallo stop cinese in poi, e quindi ne risentono. È chiaro che si riverba su tutta la squadra. Però ragazzi, veramente, voi credete quando l'Inter va in campo a Udine sta pensando a Zang? No, però tutto insieme, stavo per dire anche un altro aspetto importante. Prego. Però spero che i giocatori dell'Inter, l'allenatore, abbiano visto, i preparatori abbiano visto con attenzione Napoli-Milan-Napoli, per rendersi conto dell'intensità, perché sembrava un altro sport rispetto a quello che giocano loro, certo, ultimamente. Non un altro sport, non un'altra era. Di intensità, di forza, di raddoppi, di recuperi palle, di movimento in fase di non possesso, di tutto questo all'Inter non si è vista proprio quest'anno, si è vista, ma neanche mai quest'anno. Arrivo Michele, siete in sé, un secondo, do la parola quindi a tutti, poi torniamo. Io ritengo che ci sia un grosso problema tecnico, Inzaghi non è il solo colpevole. Marcello, sei d'accordo? Inzaghi non ha tutte queste colpe? Sì, loro secondo me hanno avuto anche dei problemi, il grande Marotta ha avuto dei problemi anche in campagna acquisti, perché tu parti con un progetto, ad esempio loro avevano già pensato, al primo momento volevano vendere De Vrij, non volevano rinnovare De Vrij, dovevano venderlo e poi l'hanno tenuto lì. Bastoni l'hanno messo sul mercato e poi non si sono resi conto che non gli davano i soldi che volevano per Bastoni e l'hanno levato. Poi hanno messo sul mercato Skriniar e non hanno trovato i soldi che volevano per Skriniar e se lo sono tenuto. Secondo voi questi giocatori che il grande Marotta voleva vendere e poi si è tenuto all'Inter sono soddisfatti di essere rimasti all'Inter? E infatti quest'anno non rendono come hanno reso l'anno scorso. L'Inter ha per quello non rendono perché è una chiave di lettura, è una chiave di lettura, questo dobbiamo darne ragazzi, atto. Però ognuno di noi esprime la sua chiave di lettura. Brozovic, scusate, Barella, Brozovic, Lautaro, Bastoni, anche se solo fino al 2024, hanno tutti rinnovato. Cioè, ma che cosa dai ragazzi, diamo alibi a dei giocatori che tra l'altro alcuni hanno avuto problemi fisici. No. Nessun alibi, per carità. Non puoi negare questo, che poi tu li hai rinnovati, ma tu li hai messi sul mercato, erano sul mercato. Sì, ma ma li hai messi sul mercato perché il cinese non aveva più una lira e doveva venderli. No, però Fabio, devi iniziare però prima di tutto a chiamare le persone col nome e il cognome, perché il presidente dell'Inter ha un cognome e un cognome, si chiama Steven Zaghi. Va bene, Maria Montessori, va bene. Allora il presidente cinese dell'Inter, non avendo più soldi, ha detto andiamo avanti così, senza prospettiva, vendendo le grandi risorse. Ragazzi, a me sembra che non capiate, se parlate assieme, Michele, stai continuando a parlare, non si capisce niente. Non è la legge della giungla, chi urla di più si fa sentire. Appunto, una volta, c'è appunto tempo. Se volete prolunghiamo la trasmissione, ma anche allora, alle 11:30 chiudiamo. Vai. No, poi voglio sentire anche Claudio, Thomas.
l'Inter ha la seconda squadra più costosa della Serie A dopo la Juventus, il secondo monte ingaggi, e quest'anno non è partito né Skriniar né Bastoni né Lautaro né Varela né Dumfries né nessuno. Quindi Michele, scusami, tu sollevi la dirigenza, la proprietà da ogni responsabilità, quindi chi è per te il maggiore imputato? Dimmi un nome. Gli imputati sono l'allenatore, lo staff tecnico e i giocatori, ma la parte non tecnica, la situazione dirigenza. La dirigenza ha fatto i miracoli, ti hanno portato Lukaku in prestito. Claudio? Sì, veramente il miracolo Lukaku l'ha fatto Lukaku, perché lui che ha voluto tornare, perché sennò anche nessuno aveva pensato di andarlo a riprendere. Vabbè, non mi interessa, questi sono dettagli. Io mi gioco i miei 30 secondi e lascio la platea a voi, dico soltanto che sono molto infastidito da questa situazione, molto infastidito. Perché i giornali continuano a mettermi tutti i giorni le pagine insieme a loro. Cioè, è vero. Trattate la loro crisi nelle loro pagine e la mia nelle mie. Smettete di mettermi il mio allenatore vicino a loro tutti i giorni. Basta. Ragione. Va bene. Raccogliamo questo sfogo. La Juve no, 70 punti. Ci state ascoltando, editori, se volete venire incontro a Claudio. No, perché veniamo da due stagioni completamente opposte. No, cioè, la Juve ha fatto il quarto posto a 70, l'Inter il secondo. Esattamente, 84, noi abbiamo 58 scudetti e voi due, quindi non dobbiamo essere pronti. Sono d'accordo con Michele quando dice che la responsabilità è della parte tecnica dell'allenatore e dei giocatori, perché in campo alla fine vanno loro. Non mi sta piacendo Inzaghi ultimamente per i cambi che fa, per non strigliare la squadra, perché lui non striglia la squadra. Prima ti piaceva? No, sto parlando di quest'anno, di questo momento dell'Inter, sto parlando di questo momento. Chiedo. Non striglia la squadra, fa dei cambi assurdi, addirittura abbiamo visto settimana scorsa con l'Udinese un cambio al 30esimo, doppio cambio, quindi assurdo proprio, di due persone ammonite, infatti Bastoni è uscito e ha fatto il diavolo a 4. L'ha presa bene, sì. E poi io mi domando, abbiamo preso Aslani e Bellanova. 56 minuti in due e continuiamo a vedere Gagliardini in campo. Allora io mi spiego, cioè voglio capire, questo allenatore qua durante gli allenamenti vuol dire che non vede questi giocatori, o perlomeno vede delle persone che ancora devono maturare. Non si può dire Aslani è il vice di Brozovic, non si può ragionare in questa maniera, perché poteva entrare benissimo Aslani, adesso fare la mezzala, esatto, poteva fare benissimo la mezzala e poteva mettersi in mostra L'Inter e far di vedere, giocava con Brozovic, Eriksen, poteva far vedere qualcosina in più, invece c'è sempre gli stessi cambi, vediamo in continuazione sempre le stesse L'Inter cose. Gioca con Brozovic e Çalhanoğlu, che e allora strego, quando io vedo che la mia squadra va in una certa maniera, cerco di capire se posso cambiare anche qualche cosa. Non è detto che devo giocare per forza, tolgo difensore, metto difensore. Sta perdendo un po' la Trebisonda, quindi, Inzaghi. Sta perdendo un po' qualcosa. Io sono d'accordo, io ho dovuto ma dico che non è solo colpa dell'allenatore. No, Fabio, tutto i giocatori qua vanno in campo io alla fine. Io sono perfettamente d'accordo. I giocatori vanno in campo. Quello che dice Michele è quello che dici tu. Dico che però non è solo, certo, esclusivamente colpa sua. No, però Fabio, quando c'era Moratti, e lui stesso lo ha ammesso anche qui in questa settimana, non c'era una struttura, c'era Moratti, l'Inter perdeva una partita, l'allenatore era in bilico e la notte non sapeva se il giorno dopo sarebbe stato confermato. Oggi invece perché Inzaghi si rifuori Moratti. Aspetta, Inzaghi oggi ha a fianco a sé sempre ad Appiano Marotta, che non lo mette per niente in discussione, Ausilio, Bacin, Zanetti, Riccardo Ferri, tutta la struttura societaria che lo appoggia. Non c'è nessun alibi, Torniamo subito, due recuperi importanti per l'Inter in previsione Roma, restate con noi. Prof, alla prossima. Allora Francesco, Inter che per la prossima partita potrebbe ritrovare due giocatori importanti, però ci ergiamo anche oltre alla prossima col calendario. Sì, allora... uno sì, l'altro forse, dovrebbe rientrare sicuramente Romelu Lukaku, ha sostanzialmente recuperato dall'infortunio, intensificherà il lavoro nei prossimi giorni, dalla prossima settimana dovrebbe essere nuovamente in gruppo e quindi di fatto Inzaghi lo dovrebbe ritrovare per la partita contro la Roma. Per Çalhanoğlu bisogna ancora andarci un po' cauti, questa sarà una settimana importante, in fondo
È stato di settimana scorsa il problema al flessore della coscia sinistra, ci vorrà ancora qualche giorno per capire come sta andando il recupero del turco e soprattutto poi si capirà settimana prossima ovviamente se sarà in grado di recuperare per Roma. Inutile dirlo che nel Çalhanoğlu né Lukaku sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Diamo un'occhiata anche al calendario? Come no, per capire allora quello che aspetta l'Inter nelle prossime settimane. Si parte pronti via con due partite così leggere leggere: Inter Roma San Siro, tre giorni dopo arriva il Barcellona, poi c'è il Sassuolo, per quello che di fatto è un crocevia fondamentale per l'Europa. L'Inter che ha rialzato la testa vincendo contro il Victoria, sostanzialmente si diceva è con il Barcellona che si gioca il secondo posto e quindi ci sarà un'andata e ritorno nel giro di 8 giorni, prima a Milano e poi a Barcellona. In mezzo la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, dopo il Barcellona Inter Salernitana, a chiudere questo miniciclo Fiorentina Inter. Ragazzi, così di primo acchitto, tra i calendari che abbiamo visto, questo è il più tosto. Sì, è piuttosto. Perché anche Inter Salernitana, cioè comunque la Salernitana gioca a pallone. Sassuolo Inter, Sassuolo. Certo. Poi vai a Barcellona, due trasferte, Salernitana di chi mettono al bar. E poi vai a Firenze. Ma poi il Sassuolo diventa difficile, esatto, perché attraverso una settimana, negli 8 giorni che vanno fra Inter Barcellona e Barcellona Inter, che sono scontro decisivo, per l'ultima speranza per l'Inter. Cosa? Gioca Dybala? Dybala con le recupera per l'Inter, perché mi sa che... Dici che non c'è la formazione, credo. Le cose che ha detto Espien, ha anche detto cambiare aria mi ha fatto molto bene. Chiusa parete. Sì, a Roma c'è un'area migliore, oh. No, per metterlo in fila, no, siccome tu dicevi hanno parlato questi, però Dybala ha detto altre cose, io lo metterei dietro De Ligt, Zaccaria, certo. Arthur metterei anche lui. Per ora direi che a parte questo piccolo contrattempo muscolare i fatti stanno dando ragione, questo possiamo dire, no, sì, non che i primi 4 anni alla Juve non gli abbiano dato. No, rispetto all'ultima parte alla Juve, l'ultima parte da 2 anni che non è più un giocatore che gioca, era sempre fortunato, col Covid è stato fuori 2 mesi, ha avuto 7 infortuni. Cioè, non è che l'anno scorso il contratto, è chiaro che la situazione non era bella. L'anno scorso guardavamo i minuti, non è che ne ha giocati proprio pochi, comunque un po' ne ha giocati. Certo. Vediamo quest'anno con la Roma, poi alla fine dell'anno tiriamo la riga. Per tornare all'Inter al suo calendario, volevo ultimare dicendo che l'assenza di Brozovic può essere un vantaggio nella partita con la Roma, perché è molto stanco e recupera per il Barcellona, che è la partita decisiva. Sperando che giochi Aslani. E poi vediamo che invece schiererà questo ragazzo, Aslani. Perché se vedo Gagliardini in campo, veramente, allora a questo punto... Esatto, ma Michele, Gagliardini, mettilo a giocare nel suo ruolo in un centrocampo forte. Lui vuole solo all'inizio della partita, vuole vedere il Gagliardetto che si scambia e poi non ne vuole più sentire parlare. Michele Inzaghi è stato chiarissimo inizio anno, ha detto Aslani è il vice Brozovic, quindi con la Roma gioca Aslani? Sì, secondo me gioca Aslani anche perché Çalhanoğlu difficilmente, poi c'è la speranza, ma difficilmente partirà dall'inizio, quindi Mkhitaryan che era l'altro che può fare tanti voli a centrocampo, gioca al posto di Çalhanoğlu e gioca a Barella. No, scusami, mi chiede, ragazzi, state parlando in tre. Barella, Aslani e Mkhitaryan al centrocampo con la Roma. Paolo. Sì, stavo dicendo che ci fosse o meno Çalhanoğlu in relativo, perché Çalhanoğlu non può fare davanti alla difesa il ruolo di Brozovic. No, però vedete che perché non sentite, allora ho detto, siccome Çalhanoğlu non c'è, non è relativo, perché Mkhitaryan deve giocare al posto di Çalhanoğlu, non può giocare al posto di Brozovic, dove potrebbe anche farlo. Cioè, scusa, Mkhitaryan lo metteresti al posto di Brozovic? No, può fare. Ma quando mai? Ma ragazzi. Ma Mkhitaryan già è sacrificato nel ruolo che fa come mezzala, perché lui ha sempre giocato da mezza punta. Se non lo mette a fare regista, amico mio. Non solo l'anno. Sì, ma è un giocatore. Inzaghi gliel'ha fatto fare, per esempio, anche con il Lecce, che c'era l'assalto finale, ha lasciato lui un po' più a. Sì, ho capito. L'assalto finale tutti fanno tutto, va bene. Il discorso è un altro, perché Aslani. Comunque Aslani è il vice Brozovic, quindi gioca Aslani. Non ce ne sono. Però volevo dire invece sul calendario al volo, io sono molto pessimista, ma dall'inizio, dal sorteggio, perché secondo me siamo proprio, per dirla all'Allegri, ci sono le categorie. Per me il Barcellona fa parte della categoria del Bayern Monaco e l'Inter fa parte di un'altra categoria. Quindi o succede qualcosa di particolare, cioè la serata in cui ti va tutto bene, però poi c'è anche un ritorno. Quindi io ho poche speranze per la Champions. Mentre in campionato devono avere la massima ambizione.
cioè siamo solo all'inizio, tutte queste avversarie voi dite sono forti, però anche l'Inter se inizia a correre, ma se l'Inter fa l'Inter queste qua di campionato le vince tutte, siamo d'accordo. L'anno dello scudetto l'Inter aveva 12 punti dopo 7 giornate come adesso, ma siamo d'accordo sulla Champions. Michele ha ragione, cioè in questo momento ci sono delle grosse differenze. Certo, ma cosa potresti sperare? Non lo so, che erutti un vulcano, che non lo so, quel Barcellona. Cosa era un'altra Inter, era un'altra Inter quella, Claudio. Cose così. Pullman che si rompa. Era un'altra Pullman Inter. Che si rompa, non lo so, cose strane. No, ci vuole una scossa finale, forte. Ci vediamo in finale a Budapest. In finale d'Europa League, Inter Juve, ve lo stiamo dicendo stasera. Mi sono bastate le due finali dell'anno scorso, già posso dire abbastanza. No, non solo quelle. Inzaghi prego. Vince l'allenatore che ha vinto più finali nella storia con la Juve, nella Sì, a far fugliate tutte, è costante. Ci vuole una scossa forte per smuovere le sabbie mobili in cui l'Inter si sta dibattendo. Io personalmente, poi magari vorrei sbagliarmi, ritengo che il profilo del personaggio Inzaghi non sia quello che possa dare la scossa forte, ma che debba arrivare da sopra. Cioè, e poi vorrei dire al mio amico Marcello, io sento che tu dileggi molto Marotta, ma se c'è una figura che manca in questo momento alla Juventus è proprio uno come Marotta, un direttore generale. Non lo dileggio, cioè, però secondo me, io quello che non capivo, io l'ho avuto per anni, lo ritengo un buon amministratore, uno che comunque sa fare il suo mestiere, uno che sa lavorare molto sul politico, nella politica sportiva ci sa molto fare, sa parlare con tutti nei vari palazzi, sa come entrare, come parlare, sa anche comunicare in maniera corretta. Sul piano quando io devo vantarlo, siccome qui a Milano l'hanno fatto, l'hanno santificato per tutte le cose che sta facendo a livello di calciomercato, secondo me non è così. Lukaku l'ha preso in prestito e si è divinizzata questa cosa come se avesse fatto la grande operazione del mondo, un giocatore che non è tuo, allora lui ha rinunciato a Dybala, ma che pensa sempre un suo giocatore per prenderne uno in affitto. Vero, Marcello pensa sempre che deve fare i conti con le tasche vuote e sta facendo miracoli. Ma se uno è bravo, ascolta, hai capito? No, se, allora noi cosa rimproveriamo alla Juve, a Chiellini, a tutti gli altri, che comunque anche quando tu sei un bravo gestore, un bravo dirigente, tu allora dici non ho tanti soldi, bene, allora cerco di piazzare i miei esuberi in modo tale da fare cassa e andare a comprare altri. Questo non è riuscito Cherubini, non è riuscito nemmeno Marotta. Ma non è vero, ha dovuto piangere in turco per poter prendere un milione e mezzo a cena. Cosa? Ha dovuto piangere il turco. Ma quell'altro gli ha detto: o tu dai via Agumè, quell'altro giocatore che non quanto ricordo. Forse non lo prendi. Cioè, ma ti rendi conto? Quante costa 30 milioni. Il riscatto di ecco. E allora tu vai a vedere le entrate e le uscite, sono più le uscite delle entrate. Il grande Marotta. No, Thomas, un secondo. Torniamo sul campo, poi dobbiamo passare al Milan. Thomas, tornerà Lukaku? Quanto è stata pesante la sua assenza, anche se Zecca ha fatto bene, piuttosto è Lautaro che, sì, Lautaro non è stato all'altezza, perché dopo l'infortunio di Lukaku si aspettava almeno che Lautaro facesse vedere qualcosa di più. Adesso ritorna lui, speriamo che ingrani la marcia e porta questa Inter dove merita di essere. Offerte per Lautaro non sono mai arrivate dal calcio internazionale, perlomeno nell'ultimo anno. Perlomeno nell'ultimo anno. Dall'Inghilterra. Tottenham, c'è squadre che lui come bastoni non vedeva come. Nell'ultimo anno. Il Barcellona era la squadra a cui pagava la clausola 111 milioni. Perché non segna da un mese Lautaro, Michele? Com'è? Perché non segna da un mese? Ma io Lautaro, noi tutti, quelli che eravamo lì, ma anche gli addetti ai lavori, gli altri colleghi, dopo Inter Torino non ha segnato, abbiamo detto è stato il migliore in campo. È vero che a Udine invece ha fatto male anche lui, purtroppo è calato anche lui nella partita di Udine. Però io quest'anno Lautaro non lo giudico negativo, anzi col Torino proprio sottolineavo come avesse giocato per la squadra, era uno dei pochi che andava a fare, era cresciuto dal punto di vista della leadership, perché andava anche più dietro a prendere palloni, e mi ricordo che lo sottolineava anche quel giorno Filippo in cronaca, perché era sotto gli occhi di tutti, voglio dire, l'abbiamo visto tutti. Poi è normale che
quella volta non segna e gioca bene, l'altra volta non segna invece e non gioca più neanche, resta ovviamente negli occhi la partita di Udine, dove qualcosina in più la poteva fare, però il problema è generale. Sì, generale. Non credo che nemmeno Lukaku possa da solo mettere a posto la situazione, se tutta la squadra non sale di livello, da Brozovic, Barella, Skriniar, Bastoni. Sono vedute, se Vlahovic non segna 4 partite è un dramma mondiale, invece lottarlo. Sono vedute. Ho capito, ma se, vedi i giudizi, la prestazione di Vlahovic. Io adesso Vlahovic magari quando ha segnato le punizioni non ha avuto brutti voti, ma ti assicuro che Lautaro ha avuto questa ultima partita brutta, ma la partita col Torino. No, ma infatti minimo il centravanti e prendere i bei voti. Mica allora, è un Milan che sta prendendo un po' troppi gol rispetto all'anno scorso. Ci chiediamo se sta mancando che sia questa squadra, tra poco.